Nuova assemblea dei pazienti gravi che necessitano di riabilitazione, familiari e personale AIAS. Presenziano il sindacato, avvocati, i neocommissari incaricati dopo l'inchiesta dai vertici nazionali e il consigliere Alaia, vicepresidente della Commissione regionale Sanità. Mentre il dibattito in sala resta infuocato sul passato e sul presente, ovvero il futuro di 300 pazienti e 80 lavoratori, l'ASL dà notizia delle offerte ricevute da altre strutture per tamponare la presa in carico dei malati. Sono 6 in tutto, dislocate tra Avellino, Montefalcione, Savignano, Lauro e i 2 centri AIAS di Nusco e Calitri. In prefettura fu promessa, entro 30 giorni, l'erogazione materiale dell'assistenza sospesa, ma il tempo passa inesorabile e chi ha compiuto progressi in 40 anni di cure con lo stesso terapista oggi rischia di perdere d'un colpo i miglioramenti e ritrovarsi assistito da chi non conosce la sua storia e dovrà ricominciare da capo. Saranno banalità rispetto a un caso molto più ampio e profondo, ma in questa fase sono le priorità di una vergogna esplosa sulla pelle dei più deboli. I lavori per rifare le strutture dopo l'intervento dei NAS saranno pure ultimati in tempi celeri, ma se il Tribunale non si pronuncerà a favore dell'accreditamento sull'AIA Sirpina potrebbe calare il sipario, a meno che la Regione non dia autorizzazioni ex novo, in entrambi i casi tempi lunghi e modalità di intervento discutibili per gli ammalati. Il futuro dei pazienti e quello del personale che nel settore non ha copertura di ammortizzatori sociali resta un rebus. Nel momento in cui si parla di problemi di salute, diversamente abili, c'è gente che ha sospeso la cura necessaria da anni, praticamente si è leso un diritto dei lavoratori soprattutto, ma anche e soprattutto dei malati gravi, parliamo di malati gravi. E sulla pelle dei malati e anche dei lavoratori, bisogna esprimere solidarietà a tutti i livelli, praticamente si gioca sulla pelle di queste persone e qua è una cosa molto ma molto triste che praticamente danneggia l'immagine della nostra città. Per quanto si legge nelle carte, è vero che al momento non c'erano i requisiti, però lungo il percorso i requisiti sono stati tutti soddisfatti. E lo stesso comune ha rilasciato la 7301 che era stata richiesta dall'amministrazione comunale nel 2001. Faccio caso, ci sono voluti 10 anni per rilasciarlo. Cosa doveva o poteva o può fare anche il comune in questa vicenda, secondo lei? Ma non voglio entrare nelle cose del comune. Non voglio entrare nelle cose del comune, in quello che non è fatto, quello che si poteva fare. Certo, c'è una struttura che originalmente è comunale. La Regione in questo momento, oltre che salvaguardare quelle che sono le utenze, quindi chi utilizzava questa struttura per problemi di salute, non può fare altro. È stato fatto purtroppo una delibera di non accreditabilità della struttura. Da quando ho appreso l'ASL già ha iniziato delle procedure. Sicuramente garantiremo l'assistenza a tutti i pazienti, che è prioritaria. Ovviamente per quanto riguarda i dipendenti della struttura sarà un problema che sarà trattato sicuramente sul tavolo del prefetto e mi auspico che anche in questo ci sarà una risposta positiva.